Cheerleaders, vi prego, perdonateci! No! Diana, dammi dell'acqua, ho sete! Ragazze, non è giusto che non ci facciate entrare nel campo! Abbiamo così tanta fame e sete! No, Simone, ti ho perdonato già troppe volte! Sai, Bruno, ora non mi piaci più. Hai tagliato anche i capelli troppo corti, non mi piacciono. Max, tu dovresti un po' aggiornare il tuo stile, è vecchio. È vero, ragazzi, migliorate un po' il vostro aspetto, non è un granché. Moriremo di nuovo di sete oggi. No, oggi vi salverò dalla sete. Ecco qui, ancora cannucce. Ci sono altre opzioni? Prendete. Raga, non glielo perdonerò mai. C'è un'altra opzione. Andiamo. Cheerleaders, non ve lo perdoneremo mai. Esatto. Vi piace guardarci mentre beviamo l'acqua della piscina, vero? Ragazzi, l'acqua è pulita, la potete anche bere. Non ci abbiamo fatto pipì. No, non l'abbiamo fatto. Quindi potete pure bere, avanti. Simone, è buona l'acqua? Bruno, soddisfa la tua sete? Max, puoi bere tutta l'acqua che vuoi? Sì, Max può. Ragazze, sono felice di non avere un ragazzo. Art, che stai facendo? Che cos'è? Tranquilli, è solo acqua. Corri! Correte, forza! Dai, muoviamoci! Fermatevi! Sei matto? Non hai visto che stavamo bevendo acqua? Ti ho preso! Calmatevi, non abbiamo fatto niente di male! Diteci che cosa c'era nella bottiglia! Ragazzi, andiamo, era Sprite! Avevamo solo bisogno di una bottiglia vuota! Stavate bevendo e quindi l'abbiamo messa lì! Sì, volevamo fare una prova con la Sprite! Perdenti, siete così sfacciati! Sì! Decisamente sfacciati. Anziché parlare con noi è meglio che andiate a scusarvi con le cheerleaders. Altrimenti possono cacciarvi dal campo. Zitto e non prenderci mai più in giro. Che sfacciato. Diana cercava solo qualcuno che portasse a spasso il suo cane. Sì, e non l'hai nemmeno saputo fare. Ragazzi, avete visto? Questa è una guerra. Non pensate che i nostri ragazzi sembrino delle pecore? Sì, sono molto ingenui. Ok, ragazze, andiamo, smettiamo di guardarli. Sì, o si monteranno la testa. Giusto. Perdenti, state zitti. Ma rimedierò. Stanotte sarete battuti. Aspettatevi una sorpresa. Questo Max è un animale. Pensavo che mi avrebbe rotto il maglione. Che figo versare la Sprite. Sì, erano terrorizzati. Credo che abbiano pensato che noi... Giorgia, alzati, ci sono i ragazzi. Mary, non mi interessa, sono stufa del mio Patrick, davvero stufa. Giorgia, Kev sta camminando qui fuori, non può guardarmi conciata così. Che vuol dire questo, Mary? Quindi è finita con Art, ora c'è Kev, giusto? Non mi piace Kev, quindi non mi importa, non voglio venire insieme a te. Giorgia, certo che verrai, non puoi stare tutto il tempo sul mio letto, quindi adesso ti alzerai e verrai. Oh, sono una tua amica, Mary. Mary, aspetta, riesci a sentire? È acqua che viene dalla doccia, ma che c'è? Non lo so, andiamo a vedere, forza. Ciao ragazze, finalmente vi siete alzate. Julie, sei tu? Julie, sono davvero felice di vederti. Dove diavolo eri finita e perché sei così rossa? Ragazze, ve lo dirò più tardi. Andiamo a fare una passeggiata. Sono rossa perché è estate. Giorgia, non serve più che vieni con me. C'è la mia amica Julie adesso. No, Mary, adesso verrò io e faremo quello che hai detto. Allora, ragazze, aggiornatemi. Chi ha baciato chi nel campeggio? Chi si è lasciato? Chi se n'è andato? Oh, Julie, abbiamo delle novità, tantissime novità. Le cheerleader e i giocatori di basket stanno facendo una cosa incredibile. Che state guardando? Kev, non farlo, possono crearci altri problemi. Che fissate! Siete morti! Perché siete prepotenti? Calmatevi, forza! Le cheerleaders sono così belle. Art, andiamo, non saranno mai nostre. Ma se sono delle bimbo minchia, dovremmo cercare delle ragazze semplici. Guardate queste reginette. Simo, dobbiamo fare qualcosa. Sì, ma che cosa? Dobbiamo smettere di uscire con loro. Basta così. E con chi usciremo allora? Ci sono molte ragazze. Sì, non solo le cheerleaders sono belle.
Ragazze, ci stavano guardando? Oh sì che ci stavano guardando. E stavano anche dicendo qualcosa. Ragazze, se continuate così, i giocatori di basket vi lasceranno. Non lo faranno, perché non siamo solo delle cheerleader, siamo anche delle bimbo minchia. Sì, siamo delle bimbo minchia fighissime. I ragazzi dovrebbero solo portarci a spasso il cane. Non è vero, Teddy? Vuoi andare con Simone? Bonnie, e tu con chi vuoi andare? Chi ti porterà a fare una passeggiata? Penso che Max dovrebbe andare con Bonnie, un ragazzone di 2 metri con un cane minuscolo. Penso che sia meglio che Bruno cammini con lui. Julie, le cheerleader hanno rotto con i giocatori di basket, ti rendi conto? Wow, quante novità! E io sono stufa di Patrick, ecco, ve l'ho detto. E io sono stufa di Patrick. A proposito, che starà facendo il mio cucciolone? Di sicuro gli manca e sta lì ad aspettarti da solo. Sì, è vero. Ragazzi, allora andrò a vedere che sta facendo. Ehi, Mary, non dimenticarti che mi piace anche Kev, eh? Ok, ricordatelo. Davvero, ragazzi, anche a me piace Kev. Ragazzi, allora è deciso. I giocatori di basket portano a spasso i cani. Ehi, belle ragazze, dove andate? Vi siete allenate? Oh, le cheerleader, ciao! Sono felice di rivedervi, a proposito, sono tornata. Ragazze, che fine avete fatto tutto il giorno? Non vi abbiamo più viste. Oh, Julie, sei tornata? Io ho pensato tutto il giorno. Sì, ha pensato a come fare per piacere a Kev. Giorgio, stai zitta! Volevo dire ad allenarsi. Con Kev? Okay, ragazze, buona fortuna per l'allenamento con Kev. Cheerleader, avete davvero rotto con i giocatori di basket? Oh, vedo che qualcuno ha la lingua lunga, eh? È stata Giorgia. Cosa, Giorgia? Mary, l'hai detto tu a tutti. Ok, ragazze, portiamo a spasso i nostri cani e poi prepariamoci, d'accordo? Sì, certo, i nostri nuovi ragazzi ci aspettano. Cavolo, ragazzi, sono così fortunati, hanno già dei nuovi fidanzati. Secondo me non è vero niente, vogliono solo che lo diciamo noi ai giocatori di basket. Sono successe così tante cose mentre ero via. Ok, ragazze, andiamo, qualcuno può rubare il nostro Kev. No, non ho intenzione di lasciare il campo. Che importa se sono single? Oggi sono single, domani no. Eccolo qui, il mio ragazzo single. Kev! Ciao, ti richiamo. Non sono più single. Ciao, bellezze. Ragazzi, allora, volete che discutiamo più o meno gentilmente? Allora abbiamo un lavoro adatto a voi. Sapete che le cheerleader ci hanno lasciato? E sapete tutto il resto. E perché siete così felici? E noi sappiamo che le nostre cheerleaders vanno da qualche parte ogni giorno. Voi dovrete scoprire dove vanno. E come? Vogliono scoprire dove vanno? Non sarà affatto facile. E chi vi ha detto che lo sarebbe stato? Scegliete voi, scoprire dove vanno o avere problemi per tutta l'estate. Sapete, ormai le cheerleaders ci hanno lasciato da ben 10 giorni. Va bene, okay. Lo faremo. Siete ancora qui? Forza, andiamo. Kev, allora chi ti piace di più? Io, Giorgia o Julie? Ragazze, cerchiamo di essere solo amici. Ho già un cagnolino, a dire il vero. Kev, sono stufa di Patrick. E allora? L'ho detto solo perché lo sapessi, Kev. Kev, se compro un casco come il tuo, usciamo insieme, eh? No, per ora possiamo essere solo amici. Ragazze, vestiamoci bene come al solito. Dobbiamo essere perfette. Devono morire di gelosia. Ragazze, io voglio somigliare a Barbie. Ragazze, quello che stiamo per fare è il nostro piccolo segreto. Andiamo a cambiarci. Raga, non dobbiamo essere scoperti. Se non scopriamo niente, i cestisti ci prenderanno a pugni. Sbrigatevi. Ascoltiamo di cosa parlano, forza. Diana, dammi il vestito avanti, ho bisogno di molto tempo per prepararmi. Ok, Giada, tieni. E i pantaloncini? Ok, io vado, Diana. Diana, tocca a me. Dai, sbrigati, Diana, il vestito. Sarò come una vera Barbie. Sì, sarò perfetta, davvero una Barbie. Ragazzi, andiamo, forza. Io ascolterò attraverso il muro. Noi ci nascondiamo sotto il tavolo. Io invece sarò elegante come al solito. Ragazze, non dimenticate le gomme da masticare, così daremo sui nervi ai nostri ragazzi tutti i giorni. E andremo tutti i giorni a degli appuntamenti con dei ragazzi fighi e in forma.
I vostri giocatori di basket si prenderanno a calci da soli. Allora, ragazze, vendetta per vendetta? Sì! Ragazzi, non ci posso credere! Le avete sentite anche voi? Sì! Stanno strapazzando il cervello dei cestisti! Staremo tranquilli al campo? Ragazzi, che fico è fatta! Ragazze, guardate! Ci daranno un passaggio, credo. Facciamo finta di non vederli. Ehi, dove state andando? Perché le parli così? Non ci perdoneranno mai, lo sai. E cosa dovremmo dire? Guardate i loro vestiti. Ragazzi, abbiamo un appuntamento. Bruno, fai attenzione, il mio nuovo ragazzo è un palestrato. Sono più forti di voi e anche più fighi. Ragazze, non parlate con loro, andiamo. Sì, andiamo. Sì, andiamo. Ci spaventeranno con altri ragazzi! Sono davvero più forti di noi! Pensavate di essere i più forti? Certo che ci sono ragazzi più forti di noi! Ragazzi, abbiamo scoperto tutto! Ma che cosa, che se ne sono andate? Non hanno nessun fidanzato! È tutta una finta! Si stanno solo mettendo in mostra, capite? Siete pazzi! Se non siete riusciti a scoprirlo, allora ditelo! Esatto! Hanno detto che verranno qui con i loro fidanzati! Perdenti! Non avete aiutato per niente! Giuro, abbiamo sentito tutto! Si vestono e se ne vanno, e basta! Si siedono nel parco come quattro sfigate! Non hanno fidanzati! L'hanno detto! Hanno detto, adesso daremo ai nervi ai gestisti. Si stanno solo vendicando. Quindi mentono? Raga, vogliono che siamo gelosi. E per quale motivo? Vanno da qualche parte ogni giorno. Beh, sistematevela voi. Abbiamo fatto il nostro lavoro. Non potete più toccarci fino alla fine dell'estate. Forza, bevete, l'acqua è buona, avanti! Sì, è vero, non hanno speranza. Bevete, forza!